Stavolta dice male al Florida la seconda finale a distanza di pochi giorni. La squadra di Blasetti, che va comunque solo applaudita, sfiora, dopo la conquista della Coppa Italia Under 19 femminile, anche il prestigioso tricolore. L'impresa, la prima storica, riuscì nel 2011 al Città di Pescara. Dopo aver eliminato ai quarti l'Aosta e in semifinale la corazzata Lazio, detentrice del titolo, il Florida deve cedere alle altre capitoline dell'FB5 Team ai supplementari. Finisce 6-4, una gara palpitante, ricca di emozioni, gara che il quintetto della famiglia Diodato, che da anni onora il futsal giovanile abruzzese, non dimentichiamo il primo posto per distacco nel progetto giovani, peraltro, gara si diceva che si mette anche bene due volte, col vantaggio a fine primo tempo della Ruggeri e, dopo il pari e inizio ripresa delle romane, di nuovo grazie a Prenna. Poi il 2-2 e il vantaggio laziale fino al 4-3. De Siena sigla una doppietta, il secondo dei due gol che sancisce il 4-4, praticamente allo scadere, sembra un fausto segno del destino, ma così non andrà. Ai supplementari a far gol sarà solo l'FB5, nonostante i tentativi, tutt'altro che fortunati, delle pescaresi che escono in lacrime, ma a cui va l'abbraccio insieme con la gratitudine di una regione intera. Grazie Florida, grazie davvero di cuore.